Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video dei nostri gamberetti, episodio 44, ci avviciniamo all'episodio 50, dai così. Allora signori, prima di partire col video vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul secondo canale, mi trovate come Maullo941bis, in cui portiamo altri giochi, altri gameplay, altre serie. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e ai canali. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, dove tramite i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola. Di solito qua su YouTube mi trovate ogni sera alle 21, tranne il sabato. Detto questo, l'ultima cosa, date un'occhiata ai link in descrizione per rimanere sempre collegati con il canale. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo, partiamo con il video avanti tutta, così, a caso. Allora, signori, allora, preferisco fare i cambi di squadra manuali, così anche per un discorso di allenamenti. Aladino non ha saputo niente dell'infortunio l'ultima volta, perfetto, però facciamo tornare Stockon, se non mi si arrabbia, e qui dobbiamo far giocare Miura, che vuol giocare. Sulla destra torna Sullivan, Wilding, Money, Piccolo Luna e Giardino, va bene. Gibson facciamo giocare Stevens, Greaves e Clark diamo un'altra fiducia a loro e anche a Mellon, e Lori sta in porta. Gibson, Lavandino, Lavello, Kanon, McGree, Kanté, Scott, va bene. Le Smith non ha un'ottima preparazione, va bene, non ha un'ottima lucidità, va bene. Non ha importanza, ci portiamo i ragionieri in panchina, signori. Va bene, detto questo, loro stanno, che posto stanno in casa? Aspettate, fatemi rispondere a Miura, che rompe le scatole. Ciccio, sì, ci penserò. No, dai, tranquillo, che l'anno prossimo rinnoviamo di nuovo, nonno, e continui ad andare avanti. Speriamo che voglia rinnovare anche l'anno prossimo. Loro sono ottavi, signori, quindi partita importante. Va bene, non ci preoccupiamo, senza indugio, e andiamo in campo. Ok signori, ci siamo, calcio d'inizio, siamo a casa nostra, quindi vediamo di non sfigurare. Dai zio, grande lo zio subito, parte su quella fascia, gasatissimo lo zio, attenzione, non c'è nessuno, scusatemi, dove stanno i miei attaccanti, signori? Qualcuno ha visto i miei attaccanti? Cosa stavano a fare? Erano ancora dentro gli spogliatoi. Vai nonno, attenzione, nonno si gira, mamma mia che ciofeca terribile. Pure noi ci disperiamo, mamma mia, nonno, bello il movimento, basta, il resto non c'è proprio. Attenzione, ancora noi, Stockon, fallissimo, fallo tutta la vita. Scusatemi, ma hanno messo una patch in cui le altre squadre possono pagare gli arbitri e noi no, fatemi capire. Perché già la seconda partita che ci ammazzano e non ci rischiano falli a favore. Ma noi siamo più forti, signori. Guarda lo zio, grandissimo lo zio, che non aspetta Stockon. Vede però, lo vede. No, vabbè, dai, mamma mia. Perché a Stockon? Bello però il tiro, ma c'era il nonno mio, l'ha messo molto meglio. Guardalo il nonno col movimento, che tiene fisicamente la piazza. Guarda il nonno che non c'ha neanche più la forza di esultare. Grandissimo così. Grande il nonno. Spettacolo. L'ho detto, non c'è più lo scatto, signori. Lo scatto non c'è più, ma i piedi ci sono ancora. Bellissimo, grande nonno Miura. Ha fatto bene a dire che era in forma, con la sua capigliatura sale e pepe. Grande il nonno, 1-0. Bella così. Attenzione, il nonno. Il nonno, bravissimo, l'1-2 del Morecambe. Che la... mamma che azione, signori. Questa è una grandissima azione. Stockton impazzisce, festeggia così, però va bene. Come gioca questo Morecambe, signori miei? Come gioca questo? Guardate, Miura. Apertura poi sulla fascia. Lo zio, la crossa è sforbiciata al volo di Stockton. Che buco il portiere. Mamma mia, come gioca sto Morecambe, signori. Come gioca sto Morecambe? Da paura. Bello. 2-0, prendi e porta a casa.
Attenzione, il nonno, al limite dell'aria, il nonno con la doppietta personale, no, mamma mia, destro, terribile, ammonito il giocatore del Charlton, sì, per un brutto fallo, meno male, quantomeno ogni tanto qualcuno lo ammonisca anche a loro, calcio d'angolo, attenzione, il nonno Miura si va a prendere il pallone, il nonno Miura riesce a girarsi, entra in aria, il nonno Miura non ci pensa troppo, subito, strafilata di destro. Nonno Miura ancora, gasatissimo il nonno, signori, se deve essere fatta una Red Bull prima della partita il nonno Miura. Ancora dentro l'aria il nonno, mamma mia. Ripeto quello che ho detto nello scorso video, c'ha più rughe che muscoli ormai il nonno, però tanta roba signori. Mamma mia, signori! Non l'ho commentata perché pensavo che non fosse niente di particolare. Traversa piena di nonno Miura. Traversa piena di nonno Miura. Porca miseria. Porca miseria. Il nonno Miura è dopatissimo in questa partita. È dopatissimo il nonno Miura. Porca miseria. Attenzione, il nonno Miura fa tutto da solo, ha fatto un dribbling bellissimo, il nonno Miura si cerca lo spazio, il tiro del nonno Miura, mamma mia, il portiere deve volare, quanti cazzo di tiro ha fatto il nonno Miura in questa partita? Calcio d'angolo, ancora lui, si va a prendere il pallone, il nonno Miura si gira su se stesso, ha lo spazio, ci prova, lì destro, parata del portiere, mamma mia, il nonno Miura mi sta sbalordendo in questa partita. Attenzione, ancora stoccano subito, marcatissimo, nonno Miura cerca lo spazio, fallaccio, ma l'arbitro non fischia, no, comunque, attenzione a loro che ripartono, porca miseria, esce Lori, pallonetto e gol, Lori si è fatto infilare così, 2-1, va bene, abbiamo perso una palla noi su un contropiede nostro e loro ci hanno punito con un pallonetto, va bene, vediamo di non fare altre cretinate, nel senso, rimaniamo concentrati sulla partita, signori, perché la possono riaprire in qualsiasi, cioè l'hanno già riaperta, possono pareggiarcela in qualsiasi momento e non ne ho per niente la voglia di farmi pareggiare una partita così tanto. Scusatemi, ma perché non mi danno fischi ai falli? C'è fallaccio sul nonno Miura che si è lamentato in una maniera terribile. Chi gliele paga poi ora le pillole per i reumatismi? E così, nelle capiglie. Stevens. No. Mamma mia, meno male l'ha tirata fuori. Attenzione, perché si stanno svegliando un po' troppo questi. Questi si stanno svegliando un po' troppo e siamo ancora al 66esimo. Attenzione, piccolo luna. E finalmente un cazzarolo di fallo me lo fischia. Dai così, ammoniscilo, bello così, dovevi buttarlo fuori. Giardino, la punizione per lo zio Salli, che si gira su se stesso, al limite dell'aria, la piazza! È volato, il portiere ha fatto un volo, che cazzo era il Superman? Bravo così, ammazzalo, non ti preoccupare. E noi non ci ammonisce, no vabbè, il fallo era brutto, però non l'ha ammonito, va bene, ci sta bene questa cosa. Ah no, l'ha ammonito, piccolo Luna è stato ammonito, mannaggia. Attenzione, allora l'hanno pareggiato, all'84esimo signori, 2-2. 2-2, mamma mia, peccato, perché vincevamo 2-0, una gara dominata signori. Non ho voluto fare sostituzioni perché comunque la squadra ha retto, la squadra ha giocato bene. Non abbiamo fatto sostituzioni perché comunque la squadra ha giocato bene e ha retto bene. Vabbè, adesso questo era qualche errore di troppo di disattenzione. Però ancora possiamo dare la nostra, possiamo dire la nostra ancora, signori. Nonno Miura entra in aria, nonno Miura, no, porca paletta ambriaca, dai che è l'ultimo minuto, dai ci abbiamo ancora un minuto. Ma porca miseria, guardalo. Dai, bellissimo, entra in aria, sei dentro, calcio d'angolo. Fammelo battere. Chi la viene a prendere? Il nonno Miura, Giardino per il nonno Miura, che si gira su se stesso. Il nonno Miura, entra in aria. Rigore! Mamma mia, calcio di rigore, ma ha preso la palla quello. Rigore per noi, signori. Io ho avuto l'impressione che prendesse. Mamma mia, l'ha steso. Il nonno Miura ha steso. Vai di reumatismi. Chi la tira, signori? La tira Giardino, signori, per la vittoria.
La tira a giardino per la vittoria. La tira a giardino per la vittoria. Non ci credo. Non ci posso credere, signore. Non ci posso credere. Abbiamo fallito il rigore. Abbiamo fallito il rigore. Ancora il nonno Miura. Il nonno Miura si gira. È finita. 2 a 2. Abbiamo sbagliato un rigore al 90esimo. Non ci posso credere. La devo far tirare al nonno. La devo far tirare al nonno il rigore. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. E vabbè, signori, è andata così, è andata così. Miura ci ringrazia per aver giocato. Siamo contenti per lui anche perché ha trovato un gran gol. Prossima partita sarà la di Carabao Cup contro il Southampton. Partita bella pesante. Detto questo, signori, va bene, sono un po' giù perché cazzo l'ho sbagliato un rigore al 94esimo praticamente. No, non si fa, non si fa. Detto questo, signori, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!